Per il vostro soggiorno in Liguria, Hotel Milano, in Corso Garibaldi, nel pieno centro di Sanremo, in una villa stile Liberty, è a vostra disposizione tutto l'anno. È mistero sulla morte di un uomo trovato decapitato nei capannoni della Maclav di Castegnato. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina. Indagano i carabinieri di Brescia e di Chiari. Dramma in una villetta di Alghero. Nella notte una donna di 44 anni, residente a Vergiate, ha ucciso a coltellate il marito di 52 anni che dormiva. A dare l'allarme è stata la figlia di 22 anni. Un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato dal suo trattore mentre tornava a casa. L'infortunio è avvenuto in via Cesarina ad Orzinuovi. L'uomo è stato portato al civile di Brescia con l'elisoccorso. Un motociclista di 51 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno schianto contro una vettura avvenuto per cause ancora in via di accertamento in via Kennedy a Caronno Pertusella. L'uomo è stato portato in ospedale a Legnano, dove è stato ricoverato. È stata denunciata a piede libero per furto con destrezza l'italiana di 38 anni che ha derubato il senegalese che l'ha soccorsa. È accaduto a San Giuliano Milanese, dove la donna ha finto uno svenimento per derubare lo straniero che l'ha invece soccorsa. Sono cominciate nel cremasco le iniziative organizzate in occasione della settimana della mobilità. Ad aprire la rassegna il concorso fotografico a cui farà seguito domenica l'inaugurazione a Crema della nuova sede degli Amici della Bicicletta, prevista per sabato 20 settembre, la presentazione in Piazza Duomo dei nuovi autobus ecologici. Qual è la situazione dei marciapiedi a Lodi? Come sempre a due facce. Se nel centro storico i pedoni e le persone con difficoltà motorie possono muoversi in sicurezza, appena si esce dall'area più curata la situazione peggiora. Le zone più critiche, il tratto di via Lodi Vecchio nelle immediate vicinanze della chiesa della Cabrini e il marciapiede di via Secondo Cremonesi proprio davanti all'ospedale. Va in questura a Cremona per rinnovare il permesso di soggiorno, ma viene arrestato dai carabinieri. Si tratta di un serbo di 40 anni residente da tempo a Crema. Doveva rispondere ai magistrati di Venezia di sequestro di persona.